Le aree oggetto di questa fase di ricerca sono state quelle afferenti ai 16 comuni dell'Alto Casertano costituenti il consorzio. I centri storici e più in generale l'edificato dei comuni analizzati risulta essere contenuto rispetto alla loro estensione territoriale. Dalla perimetrazione dei centri storici possiamo notare che le tipologie di insediamento dei comuni studiati sono prevalentemente a fuso, radiocentriche o costituite da più nuclei distaccati tra loro. Un filo conduttore è però l'impronta medievale, caratterizzata da un borgo fortificato, intorno al quale si è sviluppato l'edificato. Un'osservazione interessante riguarda in particolare i paesi del Matesino e del Roccamonfina, dove a qualsiasi logica insediativa prevale la morfologia del territorio. Tutti i centri storici sono stati studiati nella loro conformazione e nella loro consistenza, prendendo atto allo stesso tempo del grado di conservazione. Consideriamo il caso studio del comune di Carinola per capire la metodologia conoscitiva che è stata applicata. Partendo dal dato ufficiale della perimetrazione del centro storico, si è passati a studiarne il costruito. Si può notare che la consistenza maggiore è sempre l'edilizia privata, alla quale segue quella religiosa e poi la pubblica. Altro dato analizzato è la quantità di edifici vincolati presenti nel centro storico. Nel caso di Carinola e nell'esempio di Palazzo Petrucci Novelli, oltre alla conoscenza in situ, è stato rilevato un dato fondamentale presso gli archivi della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, cioè la presenza del vincolo con decreto ministeriale. Una volta acquisiti, questi dati sono stati riportati nel sistema informativo territoriale che il progetto di ricerca ha realizzato, con l'obiettivo di fornire un servizio agli enti locali preposti alla tutela e/o alla valorizzazione dei beni culturali. Il concetto di valorizzazione di bene culturale torna protagonista nella logica che un bene culturale, nella sua definizione, è un bene comune. È quindi nostro compito preservarlo per consegnarlo alle generazioni future quantomeno integro.